Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa di conto. Prego, applauso. Attenzione sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning, Vietnam! Buonasera amici di Primo Canale, ben ritrovati. Io sono Daniele Racco, questo è Good Morning Vietnam, il primo tentativo di secessione giornalistica ormai trionfante. Natale è già nell'aria, ma mi raccomando, non respirate troppo, eh. Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei andare in un posto molto speciale. Vorrei andare in TV almeno quanto il professor Bassetti. In alternativa non sarebbe male un match di wrestling all'ultimo sangue tra Burioni e Bassetti. Let's get ready to rumble! Saltiamo negli Stati Uniti, Trump non accetta la sconfitta, ma comunque passa le consegne. Chi c'è chi? Se mi era rimasto un vaffanculo così te lo davo. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Io non so a voi, ma a me fa schifo. Mi fa schifo che ci sia ancora bisogno di una giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ma veniamo all'argomento che sta tenendo tutti col fiato sospeso e l'alito pesante. La neve sì, la neve no. Non commettiamo lo stesso errore di agosto. Infatti. E poi basta con due pesi e due misure. La mano può essere ferro e può essere piuma. A noi, intendo comici, guitti, teatranti, musici e compagnia cantante, ci hanno chiuso da un giorno all'altro senza dibattiti e discussioni. Mentre è una settimana che parliamo di impianti di risalita e piste da sci. Io sono stato azzurro di sci. Eppure, quando vi serve raccogliere fondi per alluvioni, terremoti, il ponte, la fame nel mondo e un elenco infinito di ricerche, associazioni e cause benefiche, e chi chiamerai? Noi ci siamo. Sono ancora in attesa che qualcheduno si tagli un'ora del proprio stipendio da destinare a un fondo per gli artisti che non lavorano. Bene amici, con la solidarietà a tutti i miei colleghi si chiude anche questa puntata di Good Morning Vietnam sul Primo Canale. Vi aspetto la settimana prossima, mi raccomando, continuate a indossare la vostra mascherina FFP2, non abbracciatevi, non fatevi troppi auguri, salutatevi così, da lontano. Nano nano a tutti.